Buongiorno ragazzi, eccoci qui nel nostro secondo giorno a Santorini. Dopo il tramonto di ieri sera, un'altra bellissima esperienza da fare qui a Ia è la passeggiata sugli asinelli, che sono caratteristici della Grecia. E vi saluto e ci aggiorniamo più tardi. Allora ragazzi, giro con gli asinelli e intanto ne sta arrivando anche un altro. Salve, mi ha salutato. Dicevo, il giro con gli asinelli è molto molto carino e molto caratteristico, dura 10 minuti, è una cosa molto veloce e costa 5 euro. Adesso facciamo un altro giretto a Ia, dopodiché ce ne andiamo a Fira e poi stasera ce ne andiamo a Fira Stefani. Fa veramente tanto caldo. Siamo via! Dai, ci rivediamo al prossimo anno! Bye bye! A due! Bene, allora ci rivediamo, è un arrivederci, un addio! Vabbè, adesso ce ne andiamo a Fira, va! Allora, eccoci qui a Fira, adesso ci facciamo un po' di street food in quel localino lì in fondo che ci ha ispirato particolarmente, ci faremo un bel giro pita di pollo per rimanere leggeri. Un consiglio che vi do, innanzitutto, perché non l'ho detto ancora, ma il consiglio che vi do per girare tutta quanta questa isola è quella di prendere il motorino, perché ci sono anche i quad, ci sono le macchine, ma la troverete soprattutto a Ia tantissima fila e soprattutto il posto non lo troverete mai, mentre con il motorino andate veramente molto tranquilli. I cinquantini sono molto datati, però il lavoro loro lo fanno. E sulle strade state attenti, perché ogni tanto ci sono dei piccoli tornati, vi fermate, li fate passare e poi andate in tranquillità. Io vado a mangiare che ho veramente tanta fame, ragazzi. Vedete lì in mezzo, altro non è che la caldera del vulcano, perché prima Santorini non aveva questa parte centrale formata da mare, ma in seguito all'eruzione del vulcano gran parte della terra emersa sprofondò e questo è ciò che rimane. E anche Fira ce la siamo vista e adesso ce ne andiamo in hotel, ci facciamo una doccetta veloce e poi questa sera torniamo a Fira Stefani, una frazione di Fira che però è molto giovanile, dove ci sono tantissimi bei localetti. E allora eccoci qui a Fira Stefani. Come vi dicevo prima, questo è un piccolo villaggio che è stato incorporato a Fira, dove adesso noi ci andremo a mangiare qualcosa di tipico greco e vi faccio vedere anche un po' tutto quanto il posticino, però prima il cibo, andiamo a... Allora, il nostro giro a Fira Stefani termina qui, è un giro molto veloce, ma perché è proprio il paesino che è piccolo e si gira molto facilmente e poi è collegato direttamente con la città principale che è Fira. Se il video vi è piaciuto vi invito a commentare, a lasciare il like e a condividere. Ci vediamo domani che ce ne andiamo a Naxos. Ciao a tutti!